Noi vogliamo far capire all'opinione pubblica, e penso che la stampa ci stia dando una grande mano, che una categoria dei balneari non può essere mandata a casa soltanto per una questione ideologica. Non si stanno accorgendo in Italia che le grandi multinazionali stanno invadendo il territorio. Vedi Trieste, l'attività di Red Bull, che cosa ha intenzione di fare e che cosa ha già fatto. Quindi se noi dobbiamo essere i galoppini di chi deve gestire il nostro territorio, o che le dicesse il governo. Adesso la palla è passata al Parlamento. Ci auguriamo che i parlamentari si assumano la responsabilità di non cancellare questa categoria dei balneatori. E noi che cosa diciamo se dobbiamo affrontare questo sistema di evidenza pubblica a gara, famosa gara? Noi vogliamo il riconoscimento aziendale, che è fondamentale, il riconoscimento professionale delle nostre attività, e inoltre la nostra tipicità ci deve essere riconosciuta come? Appare di un olandese, appare di un francese, sicuramente noi abbiamo la nostra italianità che ha un suo valore. L'Europa è un falso problema. Il problema sta in Italia, vuol dire che in Italia ci sono delle lobby, e non dei balneari, delle lobby che vogliono a tutti i costi i nostri lidi. Noi abbiamo ritirato le nostre concessioni legittimamente nel 2019, a cavallo del 2020. Abbiamo fatto dei piani di investimento e abbiamo investito. Non può venire qualsiasi persona che vuole venire a annullare i nostri titoli dopo 3 anni che hanno avuto il suo percorso giuridico e tutto quello che ci sta, anche lì molto meno faremo ricorso. Quindi le battaglie giuridiche sono alla Cassazione per smontare la sentenza del Consiglio di Stato, che riteniamo che abbia fatto delle cose che non erano di propria competenza. Ma non lo dice Riccardo Padovan, lo hanno detto fior fior di professori di giurisprudenza. Seconda questione, se toccano le concessioni legittimamente autorizzate, ogni concessionario farà ricorso allo Stato e quindi apriremo un contenzioso, e forse si rischia che la stagione 2022 non parta.